ad Arezzo le qualificazioni che porteranno tantissimi atleti della nostra città. Sì, circa 40, 39 in realtà per la precisione, più vabbè, ci sono tutti gli staff, gli allenatori e tutto quanto, provengono da tutta Italia, proprio da nord a sud, Potenza, Bari, Catania, Roma, Milano, Firenze, Pordenone, Torino. Arezzo diventerà per 3 giorni la capitale dello showdown, una disciplina ancora poco conosciuta ma che sta prendendo sempre più campo tra le persone cieche ed ipovedenti di tutte le età. Sta prendendo veramente molto piede e l'idea è quella proprio di proporla come sport sperimentale alle Paralimpiadi, sperando insomma che il comitato sia d'accordo e che chiaramente prenda in considerazione, perché purtroppo per l'attività per non vedenti ci sono alcune discipline come la vela che sta finendo e forse verrà tolta dalle Paralimpiadi. Per cui inserire un altro sport per loro significa comunque mantenerli a livello internazionale e anche agonistico. Si tratta di una sorta di tennis da tavolo nel quale si utilizzano delle specifiche palline sonore. Dall'8 al 10 aprile arriveranno quindi all'Hotel Planet Arigutino atleti da tutta Italia per partecipare al torneo organizzato dall'associazione All Star di Arezzo, valido per le qualificazioni maschili al campionato italiano 2016 di Showdown. Ad Arezzo arriveranno questo weekend 8-9-10 circa 39 atleti provenienti da tutta Italia per partecipare appunto a questo torneo di qualificazione. È un onore per la nostra associazione sportiva All Star Arezzo dare modo a persone con questo tipo di disabilità sensoriali di partecipare appunto a una manifestazione importante che gli consentirà poi di partecipare ai nazionali. Mi piace ricordare anche come è nata quasi per caso questa situazione nuova per noi come associazione sportiva. Ci siamo incontrati casualmente con Stefano Gresci, che è il primo atleta di Showdown che la nostra All Stars ha tesserato. Stefano è una persona straordinaria, ha messo in piedi tutta l'organizzazione insieme a Carlo Petrucci, che è il tecnico della nostra associazione, e ha manifestato proprio la volontà 2 anni fa di potersi allenare nella propria città. Noi speriamo di qualificarsi e le finali sono del campionato sono a Tirrenia a fine maggio.